Buongiorno, bentornati nella nostra galassia. Primo vero video guida per quanto riguarda il mondo di Anthem. Quello precedente era un video fatto in malattia e quindi non vale, non vale. Almeno nella mia testa non vale. E oggi invece porto una reale guida su come affrontare i mob in Grandmaster 2 e 3. Perché Grandmaster 1 diventa poi la modalità hard una volta raggiunto il primo step del gear, cioè col gear epico a 396. Ora, facciamo un'analisi dei nemici, delle loro caratteristiche e delle loro debolezze. Iniziamo con gli scorpidi. Tutti sappiamo cosa sono gli scorpidi, per intenderci la fazione di insetti che andiamo ogni tanto ad affrontare nel free play e nei contratti o nella roccaforte apposita. Gli scorpidi non sono poi così duri, se non per la grande quantità che riescono a produrre di nemici, ma i classici mob, quindi sia gli scorpidi base che quelli corazzati che gli esplosivi, sono nemici abbastanza semplici da uccidere. Arrivati però al Grandmaster 2 sono estremamente resistenti, soprattutto i corazzati, e bisogna imparare a utilizzare al meglio le nostre abilità. E qua intervengo io spiegando cosa utilizzare per ucciderli agilmente. Gli scorpidi non hanno scudi, quindi qualsiasi abilità che rompa gli scudi è totalmente inutile. Gli scorpidi per l'appunto sono pura corazza. Per quanto riguarda le resistenze, possiamo stabilire che l'elettricità non ha quasi effetto su di loro. Il ghiaccio ha un parziale effetto, quello rallentante, ma non li danneggia moltissimo. Acido ha anche quello un parziale effetto, ma toglie drasticamente la loro corazza e li danneggia. Fuoco è l'elemento adatto per abbattere gli scorpidi. Una volta saputo queste caratteristiche, possiamo quindi stabilire quali elementi combinare e usare e quali elementi singoli usare. L'acido e il fuoco, elementi combinati, sono appositi contro le corazze, quindi questi due elementi sono l'ideale per abbattere gli scorpidi. Se usati in team è anche meglio. Ghiaccio è l'elemento singolo ottimo contro le masse, in grado di bloccarli agevolmente. Per quanto invece riguarda le abilità da impatto, sono molto utili se combinate con acido o ghiaccio. Passando ai nemici successivi, parliamo dei metamorfici. I metamorfici sono un po' più ostici degli scorpidi, perché combinano non solo elementi nel loro esercito con scudi, ma anche elementi con corazza. Quello che però sappiamo è che la maggior parte dei metamorfici, sulla maggior parte dei metamorfici, gli elementi o le abilità contro gli scudi sono più che ottimi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le caratteristiche dei metamorfici. Sicuramente una buona quantità di scudi e vita, praticamente privi di corazza tranne per i metamorfici con scudo, per intenderci i ciccioni con lo scudo, quelli gialli. Gli elementi da utilizzare contro di loro sono ovviamente il ghiaccio, è l'elemento migliore contro questo tipo di nemici, ottimo praticamente e sempre efficace. L'elettricità, ottimo per gli scudi e molto buono per i danni che gli si provocano. L'acido è quasi inutile se non per le pedine dei metamorfici privi di corazza e scudo. Il fuoco è praticamente immuni. I metamorfici usano il fuoco come arma e ne sono praticamente immuni. Di sicuro combinare ghiaccio ed elettricità è la soluzione migliore per contrastare i metamorfici, in quanto questi due elementi sono appositi per rompere gli scudi avversari e quindi esporli al maggior danno possibile. Per quanto riguarda invece le abilità da impatto, sono efficaci ma solo a patto che l'avversario sia o a terra o privo degli scudi, se no risulta poco efficace. Parliamo ora del dominio. Il dominio è la fazione più temibile, combinano parecchi tipi di nemici e utilizzano sia astrali che mostri parecchio forti, però per noi utilizzano solo ed esclusivamente gli scudi, quindi fortuna. Quindi combinare gli elementi di ghiaccio ed elettricità li rende molto più fruibili in termini di kill. Anche qua ovviamente le debolezze sono le stesse in pratica dei metamorfici, quindi ghiaccio ed elettricità sono gli elementi principali per provocare parecchi morti facilmente, ma anche l'acido e il fuoco possono dire la loro, anche se è molto più complicato abbattere nemici con scudi come gli strali avversali, in quanto hanno una potenza di fuoco superiore e non possiamo avvicinarci molto per poterli colpire con determinate abilità di questi due elementi. L'impatto invece è particolarmente efficace una volta eliminate le loro difese. Quindi, ricapitoliamo e schematizziamo un attimo tutto il discorso. Gli scorpidi, caratteristiche principali vita e corazza. Elementi molto efficaci sono fuoco e acido. Gli elementi efficaci sono il ghiaccio e impatto. Gli elementi poco efficaci sono l'elettricità. Metamorfici, caratteristiche principali vita e scudi corazza. Gli elementi molto efficaci sono il ghiaccio e l'elettricità. Gli elementi efficaci sono l'acido e l'impatto. Gli elementi poco efficaci è il fuoco.
Il dominio, la caratteristica principale sono vite e scudi, gli elementi molto efficaci sono ghiaccio ed elettricità, gli elementi efficaci sono fuoco e impatto, mentre quelli poco efficaci è l'acido. Spero di esservi stato utile per iniziare a impostare le vostre build, sia singole che di gruppo, per affrontare al meglio le roccaforti. Ovviamente questo discorso si applica solo quando sappiamo contro cosa si sta combattendo. Nel field play, per esempio, non possiamo definire una strategia perfetta, in quanto ci capiterà ogni tipo di mostro contro. Il mio suggerimento è, se siete in un gruppo da 4 elementi, di buildarvi a coppie, così da essere efficaci sempre almeno in 2. Con questo è tutto, GG a tutti quanti!